sicuramente una prospettiva sul mercato immobiliare che ancora tarda a dare un segnale di ripresa. D'altra parte la borsa immobiliare della Camera di Commercio deve avere una funzione, come dire, di analisi e di fotografia dello stato dell'arte delle cose. Se non c'è un forte alleggerimento anche sul comparto immobiliare della pressione fiscale, che oramai è diventata insostenibile e insopportabile, non andremo da nessuna parte. Raramente vengo meno a questi appuntamenti periodici che il Presidente della Giunta specifico, ma poi più in generale delle imprese in quanto tale, se non si rappresenta l'amministrazione, non andrei da nessuna parte. Ci fa piacere. L'attività che ovviamente va nel campo delle imprese. Del focus con l'introduzione ai lavori del dottor Paolo, che emerge da sia dall'Istat sia da dati confrontati con la borsa immobiliare e con le borse immobiliari panorama nazionale, è che in Italia lo stock in minuti, tutti i temi e anche la necessità di una maggiore coesione tra il pubblico e il privato, che è un chiaro di ausilio sociale, e poi rispetto alle cosiddette politiche di coesione immaginate in ambito in chiave europea. Diciamo che a livello nazionale noi abbiamo come numeri comunque abbiamo riscontrato, questo anche come centro studi FIAIP, un aumento del numero delle locazioni abitative. Abbiamo riscontrato anche sempre come centro studi FIAIP una riduzione dei tempi della locazione, quindi sono tutti segnali diciamo confortanti.